L'oculistica o oftalmologia è la branca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi e cura di patologie dell'occhio, della vista e dei suoi annessi. Si occupa di effettuare gli esami diagnostici, di trattare disturbi di ipovisione ed eseguire interventi di chirurgia dell'occhio. Il medico oculista ha una specializzazione in oftalmologia dopo la laurea in medicina e chirurgia. Per esercitare la sua professione deve essere iscritto all'Ordine dei Medici, dopo aver superato l'esame di Stato. In generale è consigliabile una visita oculistica a qualsiasi età, a maggior ragione in presenza di disturbi visivi, ma anche per controlli periodici a livello preventivo. Le aree di competenza dell'oculista interessano: chirurgia della cataratta, congiuntivite, orzaiolo, rimozione di macchie cutanee, chirurgia del glaucoma, oftalmologia pediatrica, patologie della cornea, patologie palpebrali, strabismo. È possibile rivolgersi ad un oculista anche in caso di consulenza per laserterapia oculare, valutazione con misurazione della vista ed eventuale prescrizione di lenti. I sintomi che si possono avvertire a livello oculare non sono da ignorare, anzi è bene rivolgersi al proprio medico di medicina generale per valutare un controllo specialistico presso un oculista. Tra i sintomi più comuni si trovano: secchezza oculare, sensazione di corpo estraneo nell'occhio, cali di vista, offuscamento della vista, prurito agli occhi, alterazione dell'aspetto degli occhi, daltonismo, lacrimazione anomala. Stai cercando l'oculista specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto faremo altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.